buonasera ai telespettatori di Passa il Capitano. Il colonna ospita il Trigoria. Ecco le squadre in campo. Minuto di silenzio per la tragedia in Abruzzo, all'hotel Rigopiano. Ecco l'urlo dei colonnesi che si apprestano a iniziare la partita. Centra la palla il Trigoria. Ecco, vediamo, il colonna si distende in avanti. La giornata è fredda. Ecco manovrare il colonna a centrocampo. C'è un rinvio da parte della difesa del Trigoria che viene poi respinto. Ancora il colonna nella metà campo del Trigoria. C'è un po' un batti ribatti sempre nella metà campo del Trigoria. Ancora il colonna che serve Gabriele sul lato destro, cross, prende il portiere. Vediamo qui adesso, la palla torna subito su Dario che se ne va, cerca Gabriele, ma purtroppo l'azione finisce in questo modo. Adesso un fallo laterale colonna, ancora Gabriele che viene cercato, si prova subito così in colonna, con questi affondi di Gabriele. L'azione era veramente interessante, poteva andare meglio, ma il sinistro di Gabriele non è stato dei migliori. Ancora Gabriele, qui perde palla, si disimpegna molto bene il difensore del Trigoria che poi lancia la punta, il numero 10 che se ne va bene a sua volta, serve l'ala destra che viene fermato in fuorigioco, anche se credo un po' dubbio, come si vede anche da questo fermo immagine. Ancora Gabriele sul lato destro del colonna, ancora entra in area, qui si butta platermente per terra e poteva forse difendere la palla e fare qualcosa di più. Calcio di punizione per Trigoria. Respinto. Il colonna che si disimpegna. Buona la combinazione fra i due centrocampisti, ancora Dario, ancora il colonna che viene servito Gabriele, che per un soffio viene anticipato molto bene dal difensore del Trigoria. C'è un rilancio, recupera Dario, ancora il colonna che cerca di manovrare, ancora il colonna, ancora Dario che recupera, il colonna che insiste, azione prolungata, viene servito ancora Gabriele, avete visto già 3-4 opportunità per Gabriele. Adesso è calcio d'angolo per Trigoria, una delle sortite del Trigoria, la squadra ospite, ci prova, la palla finisce alta sulla traversa. Il colonna, adesso vediamo come riesce a disimpegnarsi, ancora viene anticipato qui Gabriele, da un nucleo di avversari e difensore del Trigoria. Ancora il Trigoria. Siamo tutti noi. Dai, sali, su, su. Il Trigoria recupera palla, parte un tiro. Bravo, bravo. Para Francesco. Respinge la difesa del colonna in fallo laterale. Adesso le immagini passano invece dall'altra parte, dove il colonna cerca di impensierire la difesa del Trigoria, ma non ci riesce in questa fase. Si distende Trigoria, ancora Trigoria, fallo di mano giudicato chiaramente involontario dall'arbitro, ancora il colonna che invece qui viene servito Gabriele sul filo del fuorigioco, incespica sulla palla, poi non si sa come perde, va e rete. Rete, grande gol di Gabriele, che in primo momento aveva incespicato sulla palla, ma poi
tra un batti e ribatti con il portiere riuscito a spingere la palla in rete. 1-0 per Colonna, palla a centro, batte il Trigoria. Ancora il Colonna. Uno ce n'è del giocatore. Ecco, vediamo sempre nella metà campo del Trigoria, il Trigoria cerca di reagire. Vediamo come buono il servizio, ancora il Trigoria, parte un tiro fuori. Tentativo di reazione del Trigoria. Finisce qua il primo tempo, 1-0 per Colonna, e fin qui direi che il risultato, anche se sofferto, è meritato da Colonna. Secondo tempo, la palla al centro batte il Colonna. Senza paura, vai vai Damiano, senza paura. Ecco, vediamo, la palla però viene recuperata dal Trigoria. Recupera adesso il Colonna che cerca di ripartire, parte un lancio per Gabriele. Damiano, accorcia, adesso le immagini passano alla rimessa dal fondo del Colonna. Ancora attenzione, il Trigoria chiaramente vuole cercare in qualche modo di arrivare al pareggio. La partita sta volgendo alla fine. Non c'è stato un granché nel secondo tempo, tranne, ecco qui, questo forse è una delle pochissime rare azioni del secondo tempo. Ancora il Trigoria che sta cercando di impensierire, ci riesce, ma la partita è sempre 1-0 per il Colonna. Pochissime, ripeto, sono state le emozioni nel secondo tempo, anche nel primo, ma nel secondo tempo veramente poche, e l'abbiamo fatte vedere. Ancora il Trigoria, parte un altro tiro, semplice la parata di Francesco. Ancora, e infatti qui finisce la partita, il Colonna ha vinto 1-0. Conquista la propria seconda vittoria in campionato ed è gioia per i ragazzi del Colonna, che speriamo possano poi, non c'è due senza tre, arrivare alla terza vittoria. Ecco qui che andranno poi a festeggiare con queste immagini che passa del capitano, vi saluta, alla prossima partita. Arrivederci, grazie, ciao a tutti. Dai, che si festeggia! Dove? Tutti a casa di lui.